No, oggi l'introduzione la lascio fare a dei veri professionisti. Prego. Signore e signori, benvenuti sul mio canale. Mi chiamo Dario Augusto IV. E oggi commenteremo l'episodio numero 64 di Holly e Benji. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con la Toho che stava vincendo per ben 3-0 contro la Mambo. Con triplettone di Mark Lenders. Che di testa realizza la terza rete. Ma ora è il momento del cardiopatico Julian Ross che entra in campo per cercare di ribaltare la partita. L'impresa non sarà facile, infatti la Mambo è veramente in difficoltà. Lo si nota dalla faccia del sosia grasso di Jack Morris. Mi faccia entrare. No, Julian, è presto. Entrerai nel secondo tempo. Scusa, come? Entrerai nel secondo tempo. Ho un'idea per fare i soldi. Ti senti vecchio e decrepito? Prova la nuova crema ringiovanente Mr. Mambo. Applicando questa crema, sembrerai più giovane di 15 anni da un episodio all'altro. Mr. Mambo. E ai primi 10 che chiameranno il numero in sovraimpressione, in regalo un attacco di cuore alla Julian Ross. Ok, parliamone seriamente. Io ho capito che comunque ci sono più disegnatori tra un episodio e l'altro, ma almeno vi mettete d'accordo su cosa disegna l'uno e cosa disegna l'altro? A parte il mister che è disegnato molto più giovane, anche i pantaloni ce li ha di colore diverso, da marrone a blu. Spero non si sia cambiato i pantaloni davanti al pubblico. E poi tra l'altro in panchina si aggiunge una signora totalmente a caso che nella stessa scena dell'episodio precedente non esisteva. E potrei continuare, come ad esempio il logo scritto al centro della maglia della Mambo che nell'episodio prima aveva i puntini in basso alle lettere, in questa ce l'ha in mezzo alle lettere. Ma oggi non voglio essere troppo cattivo coi disegnatori, quindi andiamo avanti. Intanto i ragazzi della New Team continuano ad allenarsi facendo una partitella tra di loro. Ma per rendere il tutto più complicato, utilizzano, da persone veramente furbe, tutti quanti lo stesso completino. Dai, forza! Così, giusto per non capire un piffero a chi la passi. L'allenamento è così buffo che segna addirittura Johnny Mason. E Alan Crocker, rendendosi conto dell'umiliazione appena provata, decide bene di sfracellare la sua faccia al suolo per la vergogna. A dar man forte al fatto che Johnny Mason è veramente una merda, ci pensa Holly. Ehi Alan, che ti succede? Sei proprio giù di forma, eh? Come a dire, per prendere gol da Johnny Mason stai proprio rovinato. Intanto a bordo campo ci sono due giornalisti e uno di quelli dice cose senza senso. La New Team non è solo Hatton. No! Infatti abbiamo solo dimostrato in più episodi che la New Team senza Holly vale come la merda. Dai, fammi sentire, chi ci sarebbe di forte oltre a Holly? C'è Mason, che è un'ottima mezzala. A parte che non è mezzala, ma è un attaccante. Poi è uno che sbaglia a porta vuota. Non accocchia un peperone in partita. Come fai ad abbinare Johnny Mason alla parola ottimo, eh? Ted Carter, un difensore grintoso e preciso. È un'ala, non è un difensore. Ti stai mettendo in ridicolo da solo, giornalista. E poi Diamond e Denver, le spalle ideali per il grande Hatton. Ma quando cavolo mai Bob Denver gioca alle spalle di Oliver Hatton? È un difensore centrale, porca miseria. E questo babbeo di giornalista, prima di concludere il suo discorso insensato, chiede all'amico di scattare qualche foto. Ma ora basta con le chiacchiere, lavoriamo, dai. Fissa qualche immagine. Non credo di aver mai sentito in vita mia un modo peggiore per dire scatta una foto. Fissa qualche immagine. Intanto, le lavandaie della New Team stanno guardando la partita in TV tra la Mambo e la Toho. E Susie, tanto per cambiare, ne spara una delle sue. Guarda, Julian è già in campo. È entrato al posto di un suo compagno. Cosa? Meno male che lo hai puntualizzato che è entrato al posto di un suo compagno. Per un attimo temevo fosse entrato al posto di un avversario, addirittura del guardaline. Ricomincia la partita tra Mambo e Toho sul punteggio di 3-0 ed è la Mambo che si porta subito in attacco col neo entrato Julian Ross. Salta Mark Lenders, salta Danny Mello che finalmente ha deciso bene di farsi crescere i capelli nella seconda stagione. Ottima scelta dato che coi capelli corti eri un incrocio tra un Bruce Harper e Riff. Arriva al tiro Julian Ross e accorcia le distanze, 3-1. Ed è rete, il primo gol per la Mambo.
l'allenatore della Toho vuole correre ai ripari e con dei gesti senza senso, senza pronunciar parola, pensa di spostare Danny Mello più al centro. Il mister mi dice di giocare più al centro. Come hai fatto a decriptare quei messaggi senza un minimo di senso logico? La partita sta per riprendere e i giocatori, senza un motivo, si ritrovano tutti affetti da nanismo. Sta per centrare la palla dopo aver subito il primo gol. Mark Lenders, intento a dimostrare a Julian Ross che lui non è da meno, dimostra invece che è da meno, facendosi rubare il pallone. Ma Julian Ross sull'azione successiva fa soltanto fare una bellissima figura a Ed Warner, che nonostante fa un palese tuffo in orizzontale, riesce ad atterrare dritto in piedi. Finisce il primo tempo 3-1 per la Toho. Patty, che stava guardando la partita in TV, corre verso i compagni della New Team per avvisarli del risultato. Ma inciampa e fa cadere uno dei fotografi. Cioè uno dei fissatori di immagini. Il signor Rogers, ovvero il fotografo, da che era lì per fotografare gli allenamenti, coglie la palla al balzo per mostrarci il suo lato depravato e perverso. Signor Rogers, cosa sta facendo? Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ehi, ma allora lo conosci proprio bene. Eh già. Ma signor Rogers, non si faccia arrestare, sono delle ragazzine di 13-14 anni al massimo. Io sono Patty. Le interesserebbe fare la modella per me? Polizia? Sì, è il signor Rogers. Ci sta provando con una ragazzina. Susie, che è scema come un ananas, come al solito non capisce nulla. Non mi chieda queste cose, mi fa arrossire. Non lo stavo chiedendo a te, Susie. E giustamente il signor Rogers, con sole poche parole, riesce a distruggere l'autostima della povera Susie. L'invito era per la signorina Patty. Ma non si vergogna, signor Rogers. Brava Patty, cantagliene quattro. Lei mi ha frainteso. Guardi che non volevo fare nessun avanzo io. Sì, certo, e io sono l'imperatore di Vaffanculandia. Volevo solo fare un servizio fotografico su come passate le giornate voi ragazze. Certo che se qualche volta lei volesse uscire con me... Polizia? Sì, ora l'ha proprio ammesso. Sì, potete arrestarlo tranquillamente quando volete. Alla fine il signor Rogers si congeda con un semplice... Ma stavo scherzando! Ma va a cagare, pervertito! La prego, si faccia fare una fotografia! Una sola, la prego! Sì. Appunto. E mentre la New Team continua gli allenamenti, il campo in terreno all'improvviso diventa... con l'erba. Come per magia! Niente, i disegnatori fino alla fine mi devono far incazzare. Ho bisogno di qualcosa che mi tira su di morale. E cosa c'è di meglio dei commenti più divertenti che ho trovato sotto al video originale? Il primo è: ma ci sono cresciuti i capelli a Danny Mello. Ok, sorvoliamo le piccole inezie grammaticali. Il top è uno che gli risponde così: sì, gli sono cresciuti perché è cresciuto anche fisicamente. Ma che caspita vuol dire? A parte che allora dovrebbero avere tutti i capelli più lunghi. E poi che allora un quarantenne palestrato che deve avere 2,5 metri di capelli? Ma continuiamo con... A mia mamma piace Tom Baker e anche io lo stimo. Intanto grazie per l'informazione. Ma perché scriverlo in un episodio dove Tom Baker non appare nemmeno? Proseguiamo col grande ritorno di... Forza New Team! Rimproverato da un orgoglioso... New Team! Capro. E poi... Io quando ho visto Danny Mello, non l'ho riconosciuto. E io non ho riconosciuto il cavolo di libro dove tu hai imparato la grammatica, porca... Vi prego, signori insegnanti, se un vostro alunno scrive OH, O e H, e poi scrive LO, anziché scrivere L apostrofo O, ma porca miseria, ma bocciatelo! Altrimenti è colpa vostra che questi vanno avanti. Continuiamo con... Per me Ollio è più forte. E giustamente qualcuno gli risponde con... In coppia con Stallio, infatti, è imbattibile. E concludiamo questa bellissima compilation con... Invece Holly, March Lenders, no, Gullian Ross.
Madonna, basta! Come al solito, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo episodio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Potete anche seguirmi sul secondo canale, che si chiama Dario Augusto Secondo Canale, e su Twitch se volete partecipare alle live, al canale Dario Augusto IV. Ci sono i link in descrizione. Se poi volete supportare il canale e aiutarmi a crescere, potete abbonarvi per ricevere tutti i video un giorno prima e vedere il vostro nome nei titoli di coda dei miei video. Grazie mille per essere passati anche in questo episodio di Olly e Benji. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con l'Automo che stava vincendo per 3-0. No, mica l'Automo, la Toho. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con la Toho che stava vincendo per ben 3-0 contro la Mappe, contro la Mambo. E vedere il vostro nome nei titoli di coda a fine video nei commenti. E vedere i vostri nomi a fine. E vedere i vostri nomi nei. E vedere il vostro nome. Arush pa. Il vero nome. Nei titoli di coda.